Siamo nell'aeroporto Riviera del Corallo, ospiti dell'ufficio del nuovo commissario capo Alberico Martino, che ha sostituito da circa una settimana il dirigente Gennaro De Filippis. Ecco, la prima esperienza in un ufficio di frontiera è proprio ad Alghero. Sì, un'esperienza nuova per me, venendo dall'esperienza comunque della questura, però un'esperienza sicuramente molto formativa in un settore quale quello l'ufficio di frontiera, un ufficio questo di Alghero che è nato comunque da pochi anni. È nato da pochi anni perché si è avvertita proprio la necessità da parte del Ministero dell'Interno di voler creare un ufficio autonomo di polizia all'interno dell'aeroporto, con ovviamente alle dipendenze poi della zona di Fiumicino, dell'aeroporto di Fiumicino, proprio perché si è avvisata la necessità comunque di vedere questa zona in virtù del fatto che c'era stato un aumento comunque un aumento costante del traffico passeggeri. Quindi la nostra attività è quella anche un po' di monitorare, quella anche un po' di verificare questo trading in crescita dell'aumento dei passeggeri attraverso poi l'attività nostra, quale quella di controllo di frontiera prevalente, e ovviamente questo vuol dire anche attraverso un'attività di verifica anche per quanto riguarda attuazione appieno di quelle che sono le disposizioni di sicurezza aeroportuali. È un fenomeno che si ripete molto negli ultimi tempi, è quello dell'espatrio appunto di persone, soprattutto di originarie dell'Albania, che cercano attraverso delle false identità di recarsi soprattutto nel Regno Unito. È qualcosa che succede anche nelle altre località italiane? Sì, perché la tendenza ovviamente è quella appunto di riuscire sotto false identità, falsi documenti, a voler espatriare nel Regno Unito, quindi con l'esigenza, soprattutto ovviamente vista anche la situazione che è presente adesso, il contesto in cui viviamo a livello macroeconomico, che porta quindi a voler ad una sorta di esodo verso queste zone. Insomma, così. Come è strutturato il corpo in città della Polaria? Per quanto riguarda l'aeroporto, diciamo, è strutturato sotto forma di un ufficio. Un ufficio, al momento abbiamo un organico, diciamo che siamo anche un po' sotto organico, infatti con l'aumento delle disposizioni di sicurezza, delle misure, si prevederà comunque un incremento del personale, soprattutto poi nei periodi estivi. Per quanto riguarda l'ufficio, gli uffici sono strutturati in due settori, un settore che si occupa dell'aspetto più burocratico e un altro settore che si occupa degli aspetti per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, quindi per quanto riguarda la prevenzione, come dicevamo, e il contrasto all'illegalità. Una prima volta nella polizia aeroportuale, ma non si può dire che sia la sua prima esperienza in Sardegna, infatti reduce da un periodo intenso di attività nel Nuorese. Quali sono, insomma, un po' dalle prime impressioni e le prime differenze tra queste due zone così diverse dell'isola? Sì, c'è una differenza soprattutto per quanto riguarda l'attività lavorativa, perché una cosa è lavorare nel settore aeroportuale, altro lavorare proprio a contatto proprio con un commissariato di polizia, dirigere un commissariato, quindi a contatto proprio con la realtà locale. Ovviamente il discorso è diverso, c'è un'altra forma di controllo del territorio, ci si relaziona con un contesto esterno, quindi anche l'attività di controllo è diversa nell'aeroporto rispetto che all'esterno, dove ovviamente in determinate realtà interne bisogna fare i conti poi con tutte le problematiche che ci sono per quanto riguarda soprattutto la materia delle armi clandestine e tutte le attività collegate, nonché le numerose rapine, e nonché poi l'altro problema che è sempre stato presente poi in Sardegna storicamente e che adesso lo vediamo in tutta la realtà sarda e in particolare poi nel Nuorese, anche per quanto riguarda poi gli attentati continui e le rivendicazioni, le minacce agli amministratori locali. Quindi
si tratta di criticità ben diverse, diciamo, rispetto alla materia poi quella che è la security aeroportuale, ma che comunque prevede ovviamente un'attività più di controllo e di monitoraggio in settore sia territorio area Schengen, quindi europea, sia per quanto riguarda il settore poi internazionale, con riferimento ovviamente noi qui ai territori extra Schengen, che in particolare noi monitoriamo con l'Inghilterra, diciamo, col Regno Unito. La ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi, grazie di tutto veramente.